Benissimo, l'argomento della lezione di oggi è terminata la nostra disamina dell'architettura romanica e delle sue declinazioni su basi regionali, la scultura. La scultura sarà tra tutte le arti l'unica, anzi l'ultima, a rinascere. Spieghiamoci meglio. La pittura non muore mai, nel senso che si continua a praticare secondo l'antica tradizione paleocristiana, anche perché tra tutte le arti è già di per sé la più astratta, dal momento che traduce su un piano bidimensionale una realtà tridimensionale. L'architettura, lo abbiamo visto, nasce per la sua Professore, ma ci funzionalità. sa dire sul libro a pagina? Allora, no, non ve lo so dire, lo cercate poi nel libro. L'argomento di oggi sarà Billy Gelmo, lo scultore. Dicevo, l'architettura invece rinascerà in ragione della sua funzionalità pratica e le chiese diventeranno un po' il simbolo delle varie comunità cittadine. La vita della scultura è un po' più grama. Ce ne siamo già accorti parlando dell'arte paleocristiana. Se vi ricordate, a quel proposito, noi notavamo come la scultura tendesse intanto ad appiattirsi, a ridursi a pura linea, a puro elemento decorativo, quando non addirittura a scomparire in ragione di quella che è poi la sua peculiarità specifica, e cioè l'essere un'arte materiale in cui l'elemento materico, fisico è predominante. Visto che i primi cristiani nelle loro elaborazioni artistiche si erano fondati su una dottrina neoplatonica, tutto ciò che è materiale viene svalutato in nome, della luminosità, dello spirito, proprio perché per Platone lo spirito coincide con l'idea. Questo è il motivo per cui le chiese sono, questo trionfo incredibile e scintillante di mosaici dorati e dalle tinte accese. Ma le sculture no, perché le sculture sono pesanti, concrete. Il rischio che la scultura diventi una sorta di immagine idolatrica è molto, molto forte. Quindi la scultura viene messa da parte. Bisognerà attendere un grande scultore italiano, Willy Gelmo, presso il Duomo di Mantova, presso la chiesa edificata da Lanfranco. Ne ho parlato in una lezione precedente che troverete, anche se non l'ho ancora scaricata, sul canale di YouTube. Ecco perché la scultura rinasca come un'arte nuova e dotata di senso, un senso che è anzitutto didattico, perché guardando le sculture, i fedeli, la gente comune, deve in qualche modo accogliere i comandamenti di Dio, avvicinarsi alla fede, comprenderne la dottrina. Oggi queste sculture di Willy Gelmo si trovano sulla facciata del Duomo di Mantova. Originariamente, invece, questa fascia scolpita a rilievo era collocata sul pontile del Duomo di Modena, e cioè sul presbiterio rialzato dell'edificio. Ora, purtroppo, in questa pagina di Wikipedia io sto trovando delle foto non particolarmente efficaci, mentre dal vostro libro è possibile seguire per intero, vediamo se riesco a trovare qualcos'altro, di Gelmo il ciclo scultoreo, ecco, perfetto, delle storie della Genesi che noi troviamo presso
Il Duomo. Sì. Vabbè, niente, non lo troviamo. Cercatelo sulle pagine del vostro libro e vedrò di ricordare a memoria le varie figure presentate. Ora, storie della Genesi, le storie di come è fatto il mondo, di come il mondo è stato creato. Nella prima immagine si vede la figura di Dio Padre. Anzi, non di Dio Padre, la figura del Verbo all'interno di una mandorla sorretta da angeli. Se guardate attentamente nell'immagine del vostro libro, vi accorgerete che gli angeli che stanno sotto questa mandorla, cioè questa figura di forma ellissoidale che contiene l'immagine del Verbo, sono come piegati, appesantiti, schiacciati dal peso di Cristo, come se la seconda persona della Trinità fosse pesante, come se la seconda persona della Trinità godesse di quello che è appunto, sto parlando della pesantezza, un attributo della materia. Questo implica un completo rovesciamento di valori rispetto all'estetica paleocristiana, per cui ciò che è materiale è negativo, è da rimuovere, e quindi tutti gli aggettivi della materia e gli aggettivi legati alla materia sono da condannare. In fondo, i cristiani avevano ereditato anche l'odio tipico della cultura latina per il lavoro materiale che veniva considerato un'occupazione da servi, da schiavi. La parola stessa labor, laboris, è diversa da opus, è da intendersi in un'accezione profondamente negativa. Potremmo tranquillamente tradurla con fatica. Qua adesso non è più così, perché Cristo è pesante e quindi, come dire, vale tanto oro quanto pesa. Mi viene in mente un proverbio tratto dalla sapienza popolare, che è forse il modo migliore per avvicinarsi a questo concetto. Gli uomini riscoprono la qualità del lavoro, cessano di vivere come animali braccati nelle foreste, si riorganizzano, costruiscono chiese, cattedrali, riacquistano poco a poco fiducia in se stessi e anche fiducia nella qualità della propria immagine, che viene considerata degna di venir rappresentata proprio attraverso questa figura del verbo. Ora, perché io parlo del verbo e parlo di Cristo? Uno potrebbe dire: ma come? Il mondo non l'ha creato Dio? Sì, ma l'ha creato il verbo. I cristiani nel credo recitano per mezzo riferendosi al verbo che poi diventa Cristo, che è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create. Quindi la creazione è avvenuta per mezzo del Verbo che poi diventerà Cristo prima dell'incarnazione. Questo è il motivo per cui la figura di Cristo presenta un'aureola particolare, un nimbo cruciato, cioè un'aureola contrassegnata da una croce. Ora, questo Cristo, dopo un po', come dire, dall'alto della sua mandorla finirà per creare l'uomo. Guardate come sta creando Adamo. Lo ha plasmato nel fango e lo tiene in mano come, che so, mangiafuoco teneva in mano i suoi burattini. La figura di Adamo sembra come dinoccolata, penzolante, quasi alla mano di Cristo fosse legato un filo che la trattiene poco prima che il suo alito vivificante la animasse. O ancora, guardate la figura di Adamo che dorme, c'è anche scritto che si tratta di Adam, lo vedete? C'è il suo nome in grande, con Eva alle sue spalle, che viene tratta sempre da Cristo dal corpo di Adamo, perché si dice che Eva sia stata plasmata da una costola sottratta all'uomo. Guardate
con quanta naturalezza poi viene rappresentato il corpo di Adamo. Siamo lontani dalla resa plastica tipica dell'arte classica, per cui la figura umana, specie maschile, viene idealizzata. Tutti gli uomini sono alti, giovani, muscolosi e belli. Quest'uomo ha la pancetta, ha la barba incolta, ma viene colto in un gesto assolutamente spontaneo. Dorme e mentre dorme tiene i piedi piegati l'uno sull'altro, come se l'artista dicesse esplicitamente: io non sto rappresentando l'idea, ciò che non è, sto rappresentando l'uomo così com'è, nei suoi gesti, nelle sue azioni, anche nei suoi comportamenti inconsapevoli. Poi c'è il peccato, vedete, Eva ha già mangiato e Adamo, con grande voracità, attestata dalla bocca spalancata, sta facendo il suo dovere. Guardate come lo guarda, perdonate il gioco di parole, Eva, con quanto compiacimento, con quanta soddisfazione, come se dicesse tra sé e sé: bravo, fai sempre quello che ti dico e non deviare mai da questo tuo comportamento. Ecco, questa era l'immagine iniziale che vi ho descritto. Cristo nella mandorla, Cristo che crea Adamo, Eva dalla costola d'Adamo, poi Eva che guarda Adamo mentre mangia il suo bel frutto, sotto lo sguardo compiacente e mostruoso del serpente aggrovigliato in un albero. Vedete come le figure poi si fondono all'architettura, venendo in qualche modo pareggiata alle colonne, agli elementi di sostegno. Ecco, e ora vengono un po' le cattive note. I due sono stati scoperti, Adamo ed Eva, con le mani della marmellata, e Cristo, che li incontra nel giardino dell'Eden, dice: dove siete? Non ci possiamo mostrare perché siamo nudi. Come siete nudi? Chi ve l'ha detto? Avete forse mangiato del frutto di cui vi avevo detto di non mangiare? E qui l'atteggiamento di Adamo ed Eva mi ricorda molto quello di tanti miei alunni quando arriva il momento della verifica. Professore, mo scudai! Si mettono la mano alla testa e fanno finta di non sapere che è arrivato il momento della verità, che comunque cade su di loro inesorabile dal momento che l'angelo li caccia via e loro se ne vanno. Con una mano si coprono, l'altra invece la mettono all'altezza del mento per sostenere il volto stanco e rassegnato alla sorte futura cui sono chiamati, una sorte fatta di lavoro, di stanchezza, di fatica. Vedete come Adamo ed Eva devono arare il suolo. Veramente nella Genesi si dice che lavora Adamo mentre Eva tocca semplicemente le doglie del parto. Ma gli uomini del Medioevo sapevano che quando il gioco si fa duro ce n'è per tutti, anche le donne devono lavorare. Vedete queste due figure che da un lato sembrano gravate dal peso dell'architettura, infatti le loro schiene sono piegate. Dall'altro si viene a creare un profondo contrasto tra la rigidità degli strumenti di lavoro conficcati nel suolo e la superficie curva delle loro spalle, che esprime con una straordinaria intensità realistica il senso di fatica. Ancora altre storie della Genesi. Cioè, come al solito, il verbo nella sua mandorla è da un lato Caino e Abele che gli portano uno un agnellino, l'altro i frutti del campo, ma il sacrificio di Abele viene gradito, quello di Caino no. Caino si arrabbia e spiaccica a terra Abele con una mazzeta, direbbe Lino Banfi, e noi rimaniamo colpiti dalla forza, dalla crudezza del suo gesto e anche dalla disarticolazione fisica attraverso cui l'artista rende in qualche modo la perdita di sensi di Abele, la sua caduta. Poi Dio Padre, in veste di poliziotto cattivo, caccia Caino imponendogli il segno di Caino e il mondo sprofonda
nel caos da cui non siamo ancora usciti. I figli di Caino si danno a uccisioni e vessazioni continue, sin quando Noè e famiglia, su questa forma particolare, simile a un edificio, in realtà è l'arca stilizzata, raggiungono il nuovo mondo in cui questa umanità rinnovata porterà a termine la missione di ricolonizzare il mondo e di riconfigurarlo a immagine e somiglianza, almeno provvisoriamente, del creatore. Che dire di questo ciclo? Ora, se voi vi soffermate sulla qualità delle sculture, probabilmente potreste dirmi: professore, ma non è che quest'artista fosse particolarmente elegante, bravo o raffinato. Le forme sono rozze, le parti del corpo non corrispondono a un ordine, a una misura precisa. Abbiamo figure più grandi e figure più piccole disposte apparentemente a caso. Ci troviamo insomma di fronte a un linguaggio arcaico, decisamente popolaresco, eppure è un linguaggio dall'efficacia straordinaria, proprio perché le forme dicono esattamente i concetti che l'artista, che Birigelmo, attraverso di esse vuole trasmettere. E sono concetti che ci si offrono come una chiave di accesso privilegiata a quel mondo, a quella cultura nuova che andava sviluppandosi nell'Europa romanica. Siamo in un periodo già abbastanza avanzato, ben dopo l'anno 1000. Siamo già sostanzialmente tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, un periodo in cui l'Italia inizia a diventare quello che sarà poi, e cioè realmente la culla di una nuova civiltà romanica, non solo di nome, quindi non solo semplicemente non solo ispirata alla romanità in modo formale, ma che si propone di riviverla in senso compiuto, come avverrà negli anni del Rinascimento. In ogni caso, questo è un mondo nuovo i cui valori e i cui principi non sono più quelli del passato. Mai più ci imbatteremo in un'arte astratta, stilizzata, codificata, imposta dall'alto, da un'autorità imperiale, ma ci troveremo di fronte a un'arte che nasce nelle botteghe e che si fa portavoce delle idee, delle credenze, dei valori della gente del posto. Ecco, con Digelmo rinasce in senso pieno e compiuto la scultura. Bene, ragazzi, detto questo,